La rete politica studentesca salernitana e le unioni degli studenti Salerno, Sarno e Vallo di Diano hanno deciso di scendere in piazza domani con un sit-in sotto la provincia per denunciare problemi di edilizia e trasporti che quotidianamente sono costretti a vivere, ma soprattutto per avere risposte. Già da inizio anno, e ancora più evidente adesso, sottolineano gli studenti salernitani, gli edifici delle scuole di Salerno cadono a pezzi, mettendoci in pericolo. Finestre che crollano, intona quella terizi che si staccano, allaga muffe e freddo. Si aggiungono i trasporti per chi deve percorrere lunghe tratte per arrivare a scuola, sovraffollati, costosi, malfunzionanti e non bastevoli, spesso inaccessibili con il maltempo. La nostra intenzione è chiara, dicono, confrontarci con il presidente della provincia Alfieri e presentargli i dati che stiamo raccogliendo in questi giorni sotto forma di dossier, con un quadro completo di ogni scuola e ogni tratta. Al presidente della provincia verrà anche richiesto un intervento d'urgenza nelle situazioni più critiche e in seguito la partecipazione la presenza sua, del delegato all'edilizia scolastica Onofrio, del delegato alle politiche giovanili Guzzo, del delegato ai trasporti Danesi, agli stati generali della scuola pubblica campana che si terrà il 24 febbraio a Napoli, affinché, concludono, le problematiche dell'edilizia scolastica e dei trasporti vengano risolte e discusse definitivamente in sede della conferenza regionale sul diritto allo studio.